il giorno della grande partenza del Giro d'Italia da Fossa Cesia Marina a Ortona, cronometro individuale per assegnare la prima maglia rosa. Il viaggio del nostro speciale inizia da qui, dalla partenza da Fossa Cesia Marina. Immagini di Alberto Capo, montaggio di Andrea Di Fabio. Partiamo con le parole del presidente Urbano Cairo e poi voce ai protagonisti qui a Fossa Cesia, e ci ritroveremo tra un po' ad Ortona. Presidente Cairo, si parte dall'Abruzzo, già possiamo dire che è festa. Bellissimo, sono arrivato mezz'ora fa, devo dire un clima spettacolare, la gente è proprio felice di avere il Giro d'Italia, affettuosi, accoglienti, bellissimo. L'idea vincente, lo possiamo dire, grande partenza in Abruzzo, idea vincente? Ah beh, sicuramente sì, il posto è bellissimo, c'è il mare, un mare stupendo, tutto bellissimo, e poi la gente è veramente molto, molto felice, molto accogliente, molto positiva, è una bella festa. Le chiedo l'ultima cosa, oggi si parte dal mare, venerdì prossimo si torna in Abruzzo, si arriva in alta montagna. Infatti, perché in Abruzzo abbiamo tutto. Io sono arrivato qui da Roma e ho attraversato, diciamo, delle montagne, dei posti bellissimi. L'Italia è veramente un paese spettacolare, bellissimo, e c'è un grande Giro d'Italia. Presidente Marsilio, il grande giorno è arrivato, sono in tantissimi qui a Fossa Cesia Marina per il Giro che parte dall'Abruzzo e che regalerà al mondo intero una splendida cartolina della nostra regione. Beh, una gioia immensa, era quello che sognavamo, le condizioni poi del tempo ci presentano il nostro territorio nella maniera migliore possibile, non potevamo sperare di più e di meglio, c'è un clima di grande festa, l'organizzazione è perfetta, ringrazio tutte le autorità dalla prefettura in giù che hanno collaborato per rendere possibile questa giornata di festa, incrociamo le dita, ma insomma credo che si possa dire che sta andando tutto bene e che questo grande sforzo che abbiamo fatto per portare la grande partenza in Abruzzo è stato premiato. Le faccio una domanda difficilissima, Presidente, le sue sensazioni vivendo sul posto questa giornata? Gioia. Vincenzo Nibali, due Giri d'Italia, una Vuelta, un Tour, il più grande corridore italiano degli ultimi tempi, per commentare questa grande partenza dall'Abruzzo. Un giorno veramente di grandissima festa e veramente una grande opportunità anche per l'Abruzzo avere una grande parte del genere, una grande presentazione che è stata fatta oggi. Oggi invece ti godiamo il cronoprologo. Ecco. Cronoprologo sulla Costa dei Trabocchi, oltre al risultato agonistico anche un grande scenario. Ma un grandissimo scenario che io non conoscevo, perché comunque anche la pista ciclabile è completamente nuova, è stata costruita proprio ultimamente, quindi avere questa grandissima sfilata del gruppo di grandi campioni che oggi affronteranno i primi 20 km della cronometro, quindi sarà un grande spettacolo a livello internazionale. Ci provo, Vincenzo, i tre corridori di Vincenzo Nibali sul podio finale di Roma. È difficile poter indicare comunque i tre corridori finali sul podio di Roma, ma chiaramente sono arrivati qui ben preparati, Remco, Roglic, poi ci sono comunque Almeida che arriva con un'ottima condizione per questo Giro d'Italia, ci sarà sicuramente Geraint Thomas, Theo Guggenhardt, anche loro saranno diciamo dei corridori che tenteranno di fare una buona classifica. Qualcuno dice Vincenzo Nibali in maglietta e pantaloncini potrebbe essere ancora qui? No, assolutamente no. Perché? Perché ho smesso, come tutti ben sanno, e in questo momento diciamo ci sono altre strade cui ho intrapreso e nuove avventure. Una grande festa e soprattutto è la volata che si concluderà all'indomani del Giro d'Italia per far decollare il turismo. Ci abbiamo puntato tutto e il risultato verrà e sarà un risultato che ovviamente premierà lo sforzo di tutti per fare in modo che la Costa dei Trabocchi, la mia città che è il cuore, possano davvero essere un punto di riferimento del turismo adriatico. Senatore Liris, ci siamo, si parte, Abruzzo, lo avete voluto fortemente quando era assessore alla regione, l'assessore regionale allo sport, viverla sul posto, sensazioni. Un sogno che si realizza dopo più di un secolo che mancava la partenza in Abruzzo, finalmente tutto l'Abruzzo si tinge di rosa, i riflettori di tutto il mondo puntati sull'Abruzzo, sulle bellezze dell'Abruzzo, dalla Costa dei Trabocchi, passando per l'entroterra fino ad arrivare sul Gran Sasso. È un sogno che diventa realtà, un investimento,
quello che abbiamo sempre detto, i grandi eventi. Questo è il grande evento per eccellenza, abbiamo preso la giornata più importante, il momento più importante del grande evento, quindi per noi è una gioia incontenibile. E poi, come sempre accade, la fortuna aiuta gli audaci. Guardate che giornata stupenda ad accogliere la Corsa Rosa, accogliere tanta gente, tanti innamorati del ciclismo. Noi siamo pronti a vivere interamente questa bellissima avventura. Si inaugura la Via Verde Costa dei Trabocchi, si inaugura rispetto a un grande evento che porta gli occhi del mondo sulla nostra realtà. È un giorno di grande esaltazione per la provincia, per la regione, per i comuni costieri. La Via Verde è la più grande intuizione che una comunità politica ha avuto, ed oggi si celebra, grazie a un evento, anche un momento di incontro, di unione tra tutte le forze, sia politiche che civili, che militari, che di volontario, di protezione civile, che contribuiscono a garantire la bellezza della nostra realtà, ma anche il Giro d'Italia. E lunedì sarà la volta della sua Vasto. Lunedì sarà un momento magico per Vasto, abbiamo già esperienza sul Giro d'Italia, Vasto si tinge di rosa nuovamente, siamo pronti ad accogliere il Giro d'Italia e siamo pronti anche lì a regolare fotografie della bella Vasto, di tutti gli angoli meravigliosi, ma anche a dire che ci siamo e siamo pronti a concepire nuovamente il Giro d'Italia. Sottosegretario D'Annuntis, ci siamo, si parte, Fossa Cesia Marina, lo scenario dei Trabocchi, è l'Abruzzo che vince. Una grande giornata, uno scenario meraviglioso, ma su questo non avevamo dubbi, è un forte impegno della Regione Abruzzo per fare in modo che in tutto il mondo si possano ammirare queste bellezze. Oggi è una giornata importante per la nostra regione e per far vedere le peculiarità del nostro territorio, non solo Fossa Cesia, poi andremo a Teramo, a Vasto e infine a Campo Imperatore. Quindi... Sottosegretario, la interrompo solo per chiederle, se ne è parlato tanto di questa grande partenza, ora che la sta vivendo sul posto, che sensazioni? Ma è una sensazione bellissima, io avevo partecipato già a partenze di tappa, ma non erano assolutamente paragonabili alla grande partenza. C'è un'atmosfera eccezionale e poi veramente in questo scenario, ecco, la giornata odierna è uno spettacolo davvero che potrà far conoscere a tutti il nostro Abruzzo. Ruggero Marzoli, Silvio Paolucci alla partenza del cronometro del Giro d'Italia dell'Abruzzo. Marzoli da corridore, non aver provato da corridore questa emozione forse ti dispiace un po', però oggi è una bella giornata. Guarda, è più bello adesso da spettatore, perché da corridore, parlavo anche prima con Vincenzo Nibali, non vedi tutto questo, sei teso, sei sul pullman, la sera vai a dormire presto, non vivi, non hai il sentimento, il sensore del tessuto, quello che succede veramente sulle strade. E quindi veramente una giornata molto bella, ma vabbè, il Giro d'Italia lo conosciamo tutti, è qualcosa di stravolgente. Parliamo di 10 milioni di spettatori rivolti sulle strade, quindi è veramente qualcosa di straordinario. Silvio Paolucci, dall'Abruzzo si parte per un grande giro. È una cartolina straordinaria quella che la Regione Abruzzo oggi mette a disposizione del Giro d'Italia. Siamo davvero molto molto contenti e soddisfatti. Ricordo quando riportammo anni fa il Giro e soprattutto voglio ringraziare anche in questa legislatura il governo regionale che ha continuato a investire su questo straordinario evento. Sottosegretario D'Eramo, l'Abruzzo vince oggi. Grandissima, straordinaria, bellissima manifestazione di popolo, di sport, di grande professionismo e una vetrina eccezionale per una terra stupenda, quella abruzzese, che da un punto di vista delle bellezze artistiche, architettoniche, turistiche e della qualità dei prodotti agroalimentari può e deve continuare a essere un punto di riferimento a livello nazionale, europeo e internazionale. Luca Gialanella, responsabile ciclismo della Gazzetta dello Sport. L'Abruzzo, che cartolina manda oggi, Luca? Una cartolina meravigliosa, è una giornata estiva, c'è il mare, i trabocchi, la pista ciclabile, come ho scritto questa mattina, il Giro con questa pista ciclabile che assegnerà la prima maglia rosa lancia un messaggio forte all'Italia di quella che deve essere la sostenibilità ambientale. Usate la bicicletta, fatela nella maniera migliore. Io ieri ho pedalato su questa pista ciclabile, è una pista ciclabile meravigliosa, in sicurezza per le famiglie, per i bambini, è veramente uno spettacolo. Da una ferrovia dismessa è nato un gioiello che credo che negli prossimi anni possa attirare in Abruzzo centinaia di migliaia di appassionati. Cordiano Dagnoni è il presidente della Federazione Italiana Ciclistica, per sentire le sue parole sull'Abruzzo, adesso al di là dell'aspetto tecnico, la cartolina che oggi regala questa regione al mondo. Ma io credo che oggi le immagini
sorprenderanno tante persone, perché io sono convinto che l'Abruzzo ha un potenziale inespresso. Ho girato questa mattina a piedi alcuni posti della costa bellissimo. Io credo che davvero questo elicottero che sta passando sopra di noi oggi trasmetterà delle immagini che saranno una promozione turistica impressionante, e in futuro questa sarà una zona che crescerà tantissimo dal punto di vista turistico grazie al Giro d'Italia. Pronostico del presidente Dagnoni, 3 nomi per il podio di Roma, non di oggi. Roma, beh, i soliti 2 che sono Evene Poleroglis, ma io ci metterei anche il nostro Damiano Caruso. Giovanni Donizelli, per commentare questa grande partenza in Abruzzo, fortemente voluta dal presidente Marsilio. Sì, sono voluto venire a vedere di persona il miracolo creato da Marsilio. Tutto il mondo in questo momento sta vedendo la bellezza di questa terra, porterà dei risultati in turismo, conoscenza di questa regione impensabili, quindi complimenti a Marsilio, complimenti a tutto l'Abruzzo che merita questa visione mondiale. Donizelli, un giudizio sull'Abruzzo in generale. Vabbè, io sono di parte perché avendo sposato un abruzzese ormai è la mia terra d'adozione. È una terra meravigliosa che sta finalmente crescendo e merita di continuare a crescere in questo modo. Etel Sigismondi, io credo che la giornata di oggi sia forse non storica ma comunque importantissima per l'Abruzzo. Assolutamente sì, una giornata che non dimenticheremo facilmente, una grandissima giornata di sport, una grande festa, perché quando arriva la carovana del Giro riempie i cuori delle persone e colora le nostre città, ma soprattutto una straordinaria occasione di promozione turistica. Da giorni e giorni in tutti i media rimbomba il suono e il nome della Costa dei Trabocchi. Questo vuol dire che grazie all'intuizione della Regione Abruzzo, del Presidente Marsilio, che ha fortemente voluto questa iniziativa, tutta Italia, ma non solo, riuscirà a scoprire quanto è bello il nostro Abruzzo e quali angoli nasconde. Quindi una giornata molto molto bella, siamo tutti molto soddisfatti e soprattutto c'è una grande risposta delle persone, e questa è la cosa che ci fa più piacere. Vicepresidente dell'UCI Renato Di Rocco, lei qualche giorno fa ha fatto questa pista ciclabile con la bici a pedalata assistita proprio per il messaggio di mobilità sostenibile. Oggi è Giro d'Italia, che immagine dell'Abruzzo? Beh, un clima straordinario, oltre a un tempo magnifico, e questa arietta del mare porta energia anche agli atleti. Devo dire che il pubblico è un pubblico entusiasta, c'è tanto calore, è stata una bella scommessa quella di far partire vinta il Giro, vinta proprio in maniera con grande eccellenza in assoluto, perché è tutto pronto, c'è stata una sinergia fra tutte le autorità e devo dire di essere soddisfatto. Io mi sento anche un po' abruzzese, per cui sono anch'io orgoglioso di dare un segnale così importante alla partenza del Giro. Storica firma del Corriere dello Sport, gioca quasi in casa Nando Aruffo, chi meglio di te Nando per descrivere l'importanza di questa partenza da Fossa Cesia, dall'Abruzzo? È una giornata bellissima, io vengo da Paglieta, che è dall'altra parte del fiume Sangro, ed è una giornata molto importante perché è un grande giorno di festa, e io mi auguro che questo giorno sia non solo una partenza del Giro d'Italia ma una partenza di tutto l'Abruzzo verso il mondo. Da Fossa Cesia ci siamo spostati ad Ortona per finire di raccontarvi questa giornata di sport in Abruzzo, con la grande partenza del Giro d'Italia, la vittoria al campione del mondo, non della cronometro, ma oggi è andato davvero fortissimo, ha stravinto Remco Evenepoel, lui è il campione del mondo su strada, ha già indossato la prima maglia rosa, ancora spazio ai protagonisti. L'idea di Davide Cassani nel vedere dall'alto i trabocchi, una pista ciclabile, magari anche un messaggio per il futuro, la mobilità sostenibile. Quando parliamo di Giro d'Italia parliamo di sport, parliamo di competizione, ma parliamo anche di mobilità, di turismo. È un vero spettacolo questa ciclabile, no? Che è una sorta di opera che da un ex ferrovia è venuto fuori un qualcosa di straordinario per noi che amiamo la bicicletta, e non solo, perché comunque ti invoglia a pedalare, ti invoglia comunque a entrare, a immergerti nella natura, e non c'è mezzo migliore e non c'è strada migliore per vedere uno spettacolo come quello della Costa dei Trabocchi. Chiudiamo così, o meglio proviamo ad anticipare, chi vincerà domani a San Salvo, chi vincerà a Campo Imperatore venerdì? Potrebbe vincere Gaviria, però io mi auguro anche, faccio il nome di Jonathan Milan. Campo Imperatore? Campo Imperatore, Roglic. A caldo, sensazioni, Moscon? Mi sembra di aver fatto una prova discreta, insomma, avevo buone sensazioni, questo è quello che conta,
sono riuscito a spingere bene. Poi dai, sono qui ovviamente per cercare sensazioni positive, crescere giorno per giorno, vedere cosa riusciamo a fare. Ti chiedo che effetto fa pedalare per 18 km con il mare a pochi centimetri? Ma devo dire che durante la cronometro non te ne accorgi molto, però devo dire che questo percorso, quando l'abbiamo provato subito, si è visto subito che era un bel percorso, penso un ottimo modo per iniziare il Giro d'Italia, un paesaggio stupendo, poi anche la ciclabile veramente bella, scorrevole e niente, devo dire che sì, bella gara. Buon giro Gianni. Grazie. Ho fatto tutto come dovevo secondo i piani, quindi sono felice come è andata, è andato tutto come doveva, è stato più forte lui. Va bene, è andato tutto bene come doveva andare, ho fatto tutto il massimo e sono felice. Io vedevo 60 all'ora fisso sul Garmin, lui magari vedeva 65. Una tua impressione sul cronometro al di là dell'aspetto sportivo? No, è stato bello, il percorso era bello lineare, non c'era neanche un buco, quindi perfetto. Today has been very very easy for you. No. No, assolutamente non è stato facile, è stata una giornata felice per me. For Abruzzo Television, maybe you come back here at Justin Holiday? Questi sono posti davvero molto molto piacevoli, quindi perché no? Presidente Marsilio, la maglia della nazionale consegnata dal CT Bennati probabilmente merita la nazionale, l'Abruzzo, per questa grande partenza. Assolutamente sì, io penso che questa prima tappa sia stata un grande successo, abbiamo dimostrato di essere all'altezza di un evento di caratura mondiale, è un grande orgoglio per tutti gli abruzzesi, domani si replica Teramo San Salvo, poi la partenza da Vasto, venerdì tutti in montagna a Campo Imperatore ad attendere un'altra tappa meravigliosa. Io credo che la festa e la gioia che si sia respirata oggi in Abruzzo ha anche ripagato di tanta fatica, di tante difficoltà. Non è facile organizzare un evento del genere, non è facile averlo, riuscire a portarlo qui, ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo. Bennati, l'Abruzzo va in nazionale, consegna ufficiale della maglia. Oramai no, oramai le convocazioni sono state fatte, quindi non si può tornare più indietro. No, sono molto contento, ogni promessa è un debito, come ha detto il Presidente, mi fa molto piacere avergli consegnato questo regalo che sono sicuro che apprezzerà e indosserà molto presto. Un grande successo per Ortona, Sindaco. Io direi grande successo per l'Abruzzo, non sono parole di circostanza, perché questa grande visione che la Regione Abruzzo ha avuto, tutta l'amministrazione regionale, a cominciare dal governatore Marsilio, è qualcosa che tornerà di grande alla grande su tutto il territorio dell'Abruzzo. Certamente parliamo di Costa dei Trabocchi, parliamo di Ortona, parliamo di tutti i comuni che coinvolgono appunto la Costa dei Trabocchi, ma sicuramente la promozione di questo brand riguarderà anche l'interno, tutta la regione Abruzzo, quindi una grande giornata di festa, un sole che veramente ha reso ancora più bella questa giornata, ma sicuramente una grande folla, tanta gente sulle strade, un coinvolgimento della città. Io mi sento di ringraziare tutti gli ortonesi, anche quelli che hanno tinto di rosa questa città anche dove non è passato il giro, e credo che questo abbia dimostrato il vero senso di appartenenza, il cuore degli ortonesi appunto, che oggi si è tinto di rosa.